Allora, buongiorno ragazzi, rifaccio il video perché non so che è successo, ma l'audio di quello precedente è andato a farsi benedire, un po' come la visita di Castrovilli al Borfo, è andata a farsi benedire. Comunque ragazzi, buongiorno, oggi parliamo del giorno dopo di Newcastle, Fiorentina vinta ovviamente agli inglesi 2-0, meritatamente non c'è poco da dire. Gerry Mina è arrivato a Firenze, al Viola Park, foto di rito, contentissimo questo difensore roccioso che arriva dall'Everton. Svincolato, stagione non esaltante, però diciamo è un giocatore che può ovviamente aiutare la difesa viola che ieri ovviamente contro il Newcastle ha fatto nuovamente vedere le solite imbucate avversarie, i soliti contropiedi, ovviamente non riuscendo mai a risolvere questo problema che ormai ci portiamo dietro. Altro problema che è venuto fuori ovviamente è l'attacco, perché nonostante le occasioni sia di Cabral che di Jovic, anche se non tantissime, però non sono riuscite a concretizzarle. Poi ovviamente ragazzi non possiamo che non parlare di queste grandi visite mediche non superate da Castrovilli con un ginocchio malconcio, giocatore che, ripeto, si è un po' scavato la fossa da solo, perché adesso a Firenze voglio capire come fa a rimanere sto ragazzo. Prima di fare tutto ciò, ragazzi, come sempre vi invito a seguirmi se vi va, Mister Viola, Instagram e Facebook sono gli altri miei due social, ve li lascio qua sotto. Qua su YouTube ovviamente è molto semplice, vi iscrivete, condividete il canale con tutti i vostri amici e tifosi Viola, ma soprattutto ragazzi commentate, commentate, commentate. Eravate già in tanti a vedere quello senza audio, sicché altrettanto vi rivedrete questo con l'audio, perché sono certo che lo sta registrando. Seguite anche gli amici di Space Viola, qua sotto vi lascio il link in descrizione della pagina ovviamente dei miei amici tifosi Viola. Allora ragazzi, io partirei con l'amichevole, anzi no, partirei con Gerry Mina. Allora, è arrivato a Firenze, ripeto, un po' tra lo scetticismo generale, perché giocatore svincolato, non è vecchio, ha delle esperienze internazionali, comunque in passato fu acquistato dal Barcellona, che vide in questo difensore un possibile talento del futuro. Poi, per un motivo o per un altro, il ragazzo, diciamo, ha avuto delle difficoltà, parliamoci chiaro. Però nella nazionale colombiana è sempre stato molto protagonista. Tra l'altro, vi ricordo che Gerry Mina era già stato seguito alla Fiorentina nel lontano 2017, poi l'affare non si concretizzò proprio perché il Barcellona ci mise ovviamente le mani. È arrivato questo ragazzo che ovviamente è rimasto colpitissimo dal Viola Park, come tutti i neo acquisti che stanno arrivando alla Fiorentina, perché vi ricordo che Viola Park è il centro sportivo più bello e più tecnologico avanzato del mondo, d'Europa. Neanche in Arabia Saudita hanno questo centro sportivo. Detto questo, ha detto: darò tutto per questa maglia e sono convinto di poter aiutare per i successi futuri del club. Quindi benvenuto a Gerry Mina. Ovviamente per un giocatore che ha piacere di venire in maglia viola, alla fine del video parleremo di un giocatore invece che, tra virgolette, ha fatto di tutto per allontanarsi dalla maglia viola, anche se poi gliel'abbiamo rimessa addosso, anche se contro la nostra voglia. Parliamo dell'amichevole tra Newcastle e Fiorentina. Allora, il Newcastle ha vinto meritatamente, parliamoci chiaro, perché squadra più avanti, anche più forte tecnicamente, devo dire la verità, è una bella squadra il Newcastle. La Fiorentina però ha fatto intravedere qualcosa di positivo. Ripeto, è calcio d'agosto. Quindi, essendo calcio d'agosto, non stiamo tanto a guardare il risultato quanto alla prestazione in sé e a quello che i ragazzi hanno messo in campo rispetto alle indicazioni di Vincenzo Italiano. Contentissimo per due cose. Uno, Arthur, mi è piaciuta molto la sua prestazione, si è preso un po' la responsabilità del centrocampo viola, e l'altra cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere la numero 10 alle spalle di Jack Bonaventura, che abbiamo chiamato tutti, invocato tutti. Il numero 10, qualora anche Castrolli dovesse rimanere perché non trova la squadra e quant'altro, il 10 va messo dietro le spalle di Jack Bonaventura. Per il resto va registrato comunque che la difesa viola continua a non fare bene, cioè quello che ci siamo portati dietro tutti questi anni continua a ripresentarsi. Sbagliamo i tempi, sbagliamo le trappole, sbagliamo a chiudere. Troppe volte anche con Newcastle abbiamo visto che la squadra ha fatto veramente fatica a star dietro. Ripeto, Newcastle che probabilmente era molto più avanti anche di condizione atletica. Però le indicazioni sono stra positive rispetto a quello che ho visto con lo Stella Rossa, che veramente la Fiorentina non è mai scesa in campo, cioè proprio una sconfitta, un 5 sberle, zitti tutti e andare a casa. Quindi oggi la Fiorentina giocherà la seconda partita di Sella Cup tra Fiorentina e Nizza, che ieri ha pareggiato 1-1, quindi oggi è una domenica, volendo calcistica, potremmo dire quasi una domenica che anticipa un po' quello che succederà fra 2 settimane, perché giocare domenica alle ore 13 non è così strano, visto lo spezzatino che c'è in Serie A. Quindi diciamo è una domenica calcistica a tinte viola. Chiudo
chiudo parlando di Castrovilli. Allora, Castrovilli si è, come ho detto all'inizio del video, scavato un po' la fossa da solo, perché sapete perfettamente che molti di voi hanno criticato la Fiorentina in quanto non abbia rinnovato il contratto a Castrovilli subito dopo l'infortunio. Ragazzi, bisogna cominciare a capire che la Fiorentina non è una casa famiglia. La Fiorentina è una società di calcio che fa degli investimenti. Un giocatore con una rottura del crociato in quella maniera, 6 anni fa, avrebbe smesso di giocare a pallone. La Fiorentina cosa ha fatto? Gli ha messo le migliori spese mediche, l'ha rimesso in piedi e gli ha detto: rinnoviamo per un anno, alle stesse condizioni. T'ha fatto mezzo anno e neanche tanto bene. Vediamo che succede, a fine anno poi ci si rimette a sedere e vediamo che fare. Lui invece, convinto della sua classe, che comunque non ha mai dimostrato fino in fondo, ha scelto di andare giustamente in Premier League al Bournemouth per 3 milioni di euro a stagione per 5 anni. Visite mediche non superate, il giocatore è rientrato a casa. Fatemi dire, che figura di merda. Perché? Perché è una figura di merda. Parliamoci chiaro, è letteralmente una figura di merda. Perché, ragazzi, in questo momento si è praticamente autoescluso da moltissime squadre che potevano magari pensare di essere interessate al calciatore, perché nella sua, chiamiamola, patente o carta d'identità verrà fuori che alla sua giovane età non ha superato le visite mediche al Bournemouth. Cioè, ora, per quanto possa essere importante come squadra di Premier League, forse lì le visite mediche sono un pochino più specifiche, serie, perché comunque hanno testato il giocatore proprio sul ginocchio. È da stato il ginocchio a non fargli passare le visite mediche. Quindi, nonostante la richiesta folle di Castrovilli di 3 milioni di euro a stagione, questo adesso si deve rendere conto che è un giocatore a mezzo servizio che non può pretendere questo rinnovo contrattuale o comunque questo stipendio. Perché? Perché è un giocatore che paradossalmente ha un ginocchio di cristallo. Cioè, voi dovete immaginare che un ragazzo con questo infortunio, un cambio di direzione, un contrasto, un atterraggio dopo un salto in maniera sbagliata, il crociato gli può dire ciao ciao. Quindi paradossalmente, attenzione, è una grande gatta da pelare questa. Ora, non so quello che succederà in Fiorentina, sicuramente non rimarrà a Firenze, perché comunque Firenze, Castrovilli non lo vuole più, perché non diamo la colpa alla società, ragazzi, perché poi è venuto fuori, cioè, io ve l'avevo detto in anticipo, attenzione, che questo è un giocatore che ha un ginocchio così e così, non si può continuare a cioè, si parla tanto di soldi, di economia, e poi si regala soldi a tutti. A Castrovilli era stato offerto un anno a 1,5 milioni, e vediamo che succede, perché comunque viene da un infortunio importante. Non ha voluto, convinto di poter andare al Bournemouth a fare il che non ha fatto, e adesso torna a Firenze con le pezze al culo. Perché sì, perché questa è la realtà. Detto questo, con le pezze al culo, è un giocatore che con la società dovrà chiarirsi, e secondo me potrebbe anche arrivare a una risoluzione contrattuale, a meno che il ragazzo non venga fatto rinnovare a cifre adesso inferiori rispetto alla proposta iniziale, per vedere di rimetterlo in piedi e il prossimo anno magari di ripiazzarlo sul mercato, o ancora peggio, potrebbe non rinnovare e andare via a parametro zero già a gennaio, firmando un'altra squadra che prenderebbe un giocatore a parametro zero col ginocchio mezzo rotto. Quindi è una situazione un po' particolare. E si è scavato la fossa da solo? Sì. Mi dispiace? Posso dire che mi dispiace umanamente per il ragazzo, però ripeto, per come si è comportato con la Fiorentina non mi dispiace. Poi io spero la Fiorentina sarà altrettanto brava a trovare una soluzione che possa essere agevole per il ragazzo e soprattutto per la Fiorentina, perché ripeto, la Fiorentina in questo momento non ha bisogno di dare soldi a chi non ha una condizione atletica buona. Voi mi direte, allora Gerry Mina ha superato le visite mediche. Ora voi mi direte, ma anche Castrovilli l'ha superato in Italia. Bene, si troverà una soluzione in Italia. O rinnoverà le condizioni contrattuali della Fiorentina, non a quelle che vuole lui. Chiudo parlando di calciomercato, perché ieri comunque si è visto che l'attacco ancora è sterile, quindi c'è bisogno di mettere là davanti un attaccante forte, o comunque due attaccanti forti. Il discorso è che, nonostante manchino esattamente 2 settimane dall'inizio del campionato, la Fiorentina si trova ancora senza una punta di riferimento. Piace Nzola dello Spezia e sembra che la Fiorentina sia pronta a offrire 12 milioni più bonus. È un attaccante che ha chiesto Vincenzo Italiano, il ragazzo ha già dato l'ok alla Fiorentina. L'altra punta che interessa sempre la Viola è Beltran, però sotto i 20 milioni non si scende, il River Plate non fa sconti a nessuno, quindi la trattativa con Beltran è veramente complicata. Sulla difesa Sutalo si allontana sempre di più, piace sempre Muriglio. Ma anche lì sulla difesa, ragazzi, c'è tanto da raccontare, però in questo momento
con questo torneo non arrivano notizie, aggiornamenti di calciomercato. Chiudo per quanto riguarda il portiere. Grabara piace sempre, attenzione al Bayern Monaco perché è piombato anche il Bayern Monaco su Grabara. Interessa l'uscita di Sommer perché oggi è il giorno di Sommer all'Inter, se non succede qualcosa di straordinario. Quindi Grabara piace sempre, ma è complicato. Odeiro e Montipò sono le alternative. A centrocampo in questo momento è tutto abbastanza fermo. In difesa Sutalo è complicata perché anche ieri la Dinamo Zagabria ha rifiutato un'offerta all'Ajax di 18 milioni più bonus, ne vuole 25. Giocatore che forse non vale 25 milioni di euro. Per quanto riguarda l'attacco, la Fiorentina, ripeto, sta sondando e sta spingendo per Nzola, o meglio, si è accattivata Nzola qualora Beltram saltasse, ma l'idea è di arrivare a Beltram. Ricordo a tutti oggi alle ore 13 Fiorentina Nizza, come sempre ragazzi, forza viola, seguitemi e spero che quest'audio invece sia andato a buon fine. Fatemi sapere nei commenti. Ciao e forza viola!